Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti. Ero rimasto incantato dietro a vedere questo saltarello con l'equilibrio delle conche senza mani. Io credo che meritino un applauso ulteriore. Veramente molto molto bravo. Buonasera a tutti, a me tocca il compito gravoso di introdurvi a questa serata, lo farò con grande discrezione, rendendomi il più invisibile possibile perché i protagonisti sono altri. Per motivi istituzionali, e il nostro sindaco che è qui in platea deve andare via, perciò lo invitiamo a salire sul palco. Un applauso al sindaco Mario Pupillo. Sindaco, una tua parola per questa serata. Sì, grazie, intanto buonasera a tutti, ringrazio Gianni che mi ha invitato, anche se sapete che purtroppo il sindaco ha sempre molti impegni, ma ci tenevo almeno a dare un saluto, a ringraziarlo, a lui, a Mariella e a Don Valerio che per questa bella iniziativa di solidarietà dell'associazione Davide Orecchioni, che testimonia la sensibilità di questa città verso i problemi della solidarietà. E quindi penso che questo teatro questa sera avrà una serata magnifica. Saluto gli amici di Ortona, la città di Francesco Paolo Tosti e del mio amico Enzo Dottaglio, il sindaco di Ortona. Quindi complimenti, grazie per quello che fate, perché una città si differenzia da un'altra per la capacità e la sensibilità di sentire alcuni problemi, alcune necessità, e attraverso la musica e il canto noi andiamo ad allietare questa serata e a fare del bene. Grazie e auguri a tutti. Grazie sindaco, grazie, grazie. Allora, non tocca a me dire i motivi per i quali siamo qui, lo svilupperemo questo tema nel momento in cui concederemo una brevissima pausa ai nostri talentuosi artisti. Mi preme solo dire questo, riallacciandomi alle belle parole del sindaco, che far del bene fa bene, fa bene a noi stessi e fa bene alla nostra comunità. È proprio questo un segno di civiltà, e non voglio essere polemico, però mi piace che questa sera il teatro sia pieno di persone che hanno resistito al fascino di Halloween. Perché io rivendico il diritto di non appiattirmi su queste pseudo feste, al di là adesso del significato più o meno religioso, ma io rivendico proprio il diritto alla cultura con la C maiuscola. L'Italia non ha bisogno di queste feste, ha bisogno invece di questi spazi e di questi incontri, come questo di questa sera. Detto, scusate il mio sfogo, scusate, lo so, sono inopportuno, però mi andava di dirlo, ecco, di sottolineare. Bene, la promessa fatta è di non essere logorroico, pertanto mi preme subito presentarvi i veri protagonisti. Il coro lo apprezzeremo fra qualche minuto. Mi preme presentarvi colei che mirabilmente guida questo coro, e ne apprezzerete le vocalità e la qualità. Coro che tra l'altro, da quello che leggevo dalla brochure, è un coro di costituzione giovanissimo, nel 2010, eppure ha un curriculum di tutto rispetto, si è distinto in varie manifestazioni, e non solo distinto, le ha anche vinte. Ho letto qui la bellissima manifestazione del 2014, quindi credo che questa sera avremo qualità aiosa. E soprattutto avremo la possibilità, non da poco, di emozionarci, perché il compito della musica con la M maiuscola, come amo dire io, è quello di evocare emozioni. E questa sera andremo sicuramente ad emozionarci, perché questo coro è veramente speciale. Diretto mirabilmente dal maestro
dal maestro Rosanna Meletti. L'avete già apprezzato, ma alla fisarmonica e alla tubot il maestro Daniele Iacovella. E alla tastiera il maestro Mauro D'Alfonso. Bene, mi taccio, lascio la parola alla presentatrice ufficiale del coro, io mi vado a godere lo spettacolo, ci risentiremo a metà dello spettacolo. Buon divertimento, spegnete i cellulari, lo so, voi siete già edotti perché siete frequentatori del teatro, però mi preme dirvelo. Buon divertimento. Buonasera a tutti, i brani saranno presentati dalla nostra presidente, dalla presidente del nostro coro, la signora Silvana D'Angelo. Prima di passare a presentarvi il nostro repertorio, vorrei ringraziare innanzitutto l'associazione Armonie Solidali. Il coro è felicissimo di partecipare a questo evento perché si rende partecipe delle iniziative importantissime di questa associazione. E vorrei naturalmente ringraziare il sindaco che ha speso per noi delle parole bellissime. Grazie. La prima canzone è molto conosciuta e tra le più belle del repertorio abruzzese, si intitola Din Don, ha delle firme importantissime come quella di Cesare De Titta per i versi e la musica è di Antonio Di Iorio. È un giorno di festa, le campane suonano a festa, ma c'è una ragazza che non vuole svegliarsi, ama dormire ed è indifferente al suono di queste campane come è indifferente anche al richiamo di un giovanotto che passeggia sotto la sua casa in attesa di un cenno di partecipazione, ma la ragazza, la Ornella, è completamente indifferente. A voi ti do. Thank you.
L'Aquila fu fondata da una federazione di 99 castella, tra virgolette. Nel Medioevo ogni castello rappresentava un villaggio e possedeva 99 chiese, 99 piazze e 99 fontane. Dalla stessa tradizione nacquero le fontane delle 99 cannelle e i 99 rintocchi della campana del Duomo. I versi sono di Guido Petroni, la musica di Giacomo De Medio. A voi 99. Sapere, e vivo te, 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 e
corse la mattina di tutta la mattina.
Fumar l'amour, versi di Emanuele Talone, musica di Gianfranco Onesti. È una dolce barcarola che accompagna una notte romantica di due innamorati che si trovano su una barca a vela, cullati dal mare fra tante lampare e illuminati dalla luna circondata di stelle. Le voci soliste sono di Daniele Di Nunzio e Jessica Cipparese.
il coro fa una pausa e ci sarà la signora Nicoletta Di Meo che vi reciterà una poesia bellissima di Modesto Della Porta, La Coccia de San Donato. Appena dopo la messa cantata, tra boom, bande e suono di campana, c'è Giusù e lo capo deputato che a me all'appello in una carta in mano. Per la processione di San Donato, stannar davanti, bande dell'Angiana, appresse, indorce e conghe dell'Ugrana, con Greg e Virginelle a statrullata. Stava già pronta la processione, ma San Donato non aveva uscito ancora, perché dentro la chiesa le cafone aveva ingucciato per cullare lo santo, e il cisti strille si sentì da fuori. A 10 lire, a 15, a 40. Ma aspetta, aspetta, fuori che la gente sotto alle raggi dello Sullione si stava infastidito. Ma che ci vende, che esce o non esce sta processione? C'è tempo, e che ci aspetta? E a un momento stava a succedere una confusione, tanto che Gesù e i capelli vende si fece larga a mezzo alle cafone, entrò dentro e disse: avanti a chi sta innanzi, la statua rimane giudicata. Subito si presenta una paranza di quattro, si vestì, paghi le spese, mette sopra le spalle San Donato e si avvia per scifora la chiesa. Ma quando si trova sotto la porta, io ne saccio quella che pensavo, nessuna delle quattro stava accorta che San Donato all'occhio non ci passava. Non ci passava Cristo, se una sorta di statua a cusce grosse scomballava più di una palma sopra l'architrave. Perciò trumenti scipi lo trasporto, sbatti lo mosso in faccia allo passante. Non scrocca, non rimorra creclogne, e la coccia di Santo Donato fece un'andrambiata che né quando stava a bagnare un lecce una perogna. E si spacca, né numeri canati. Biascemi, strille, succede una fiera. Chi ti sentava? Fuori tutti quanti, chiude le porte, ne fa entrare la gente, e le peccate. E le dispiacere, zitto, io sa risolvo questa faccenda. Mettemi in altra coccia. Ma chi si dice, uffa, l'un zetto. E li portiamo in giro senza coccia, non gli fa niente. Ma come? San Donato senza coccia, se proprio quelle va per nominate. Gnorna, ne esce la processione, fece se Pasquarello lo mammoccia. Perché sa fatte queste San Donato, vuol dire che non c'è l'intenzione. Non si fa più. Ma voi che state a dire? A rispondere il capo deputato. Statevi zitti che se mi arreggiri sta a fare le fine mi accurtellate. Hai cacciato 7.000 lire. E chi me l'ha ridata? Te li ho pagate in tubante. E la cuccagna, e la carriera. Chi sborza? L'artificio sta piantato. Senza magari, ma non si può sospendere. Senza lo sanno. E che ti fa impressione? Lo santo da solo non può agire se la processione ne va appresso. Ma cara amica, la processione senza lo santo si può fare le stesse. Quadrera me, vedendo che non consigli fece lo sacristano di Pasquale. Dice le vecchie antiche, a grande male più grande lo ripara. Ma si piglia un altro santo. E che fa maraviglia? Ci sta San Gioacchino. E tale quale che l'angelo, la mitra e l'umessale, ma pure santi che è tutta una famiglia. Piano, piano, che fa? La festa di San Donato, mozze la chiappano San Gioacchino qualunque, fece il re della Morice. Silenzio, risponde lo deputato, questo l'ha da risolvere Don Peppino lo preposto, sentiamo chi ne dice. Ma, fece lo preposto, San Donato è sempre San Donato e benedetto. Però San Gioacchino ci ha lodato, ma anche che scarte. E quando ci si mette, le fa da mastre. E che San Donato, ti sei imparato a fare lo scherzetto, ma è più cosa della nominata, la gente ha paura, la rispetta, lo specialista. Però San Gioacchino sa fare di tutto. Cicule, ne frite, ne bufia, dove andano a me? Fa da ingegnere, fa da manuale, le può chiamare se ti non incarnite e ti aiuta se ti scadono a cambiare. Vabbò, e come? Ma chissà la gente che dice mo che vede un altro santo? Lo sanno, da Gesù, ma che ci ti in mente? Alla processione, che va innanzi, cammina e non si accorge di niente.
quelle del re, poi vede solo la mitra e lo colore dello mante, perciò cura Geppinza sta contenta. E beh, allora quando è questo si passa qua a capire la nicchia di San Gioacchino? Ne sta la nicchia, sta la sacristia, perché la vetrana dopo della festa, siccome si aveva rotta la vetrina, la richiude in malloco. E allora va la piglia. Dentro la sacristia, a un pentone, tra casce, banche, seggi sgangarate, stava San Gioacchino, abberrutato in una parata vecchia. Due persone le caccia fuori e subito, una a una, preghiete, pellegrine, deputate, si avvicinano per dare una rimonnata. Se avessi visto quanta attenzione, la gente che imbrunè, che sfrullava, se Giosuè gli narra una armana, levava le tele di ragno e metteva fuori all'altra. Se Pasquale pule la patina e lo sacristano in cacciuna rilustrava le pianelle. Sta pronto? È pronto. E allora che s'aspetta? Iammi, chiama Antonio che mi porta lo scarapelle, subito. Sciuete San Donato, qua tre. Siete accorti in sto San Gioacchino, che non avesse avuto la stessa sorte. Mettete il gol, piano. Popolo, le sfilete, strille su Giosuè. Largo le porte. E tra bom, band e suono di campana, con greve, indorci, conche e virginelle, si rimette in cammino, mano a mano. Nessuna domanda che aveva successo. Le prete arricchiappano i ritornelli e la processione a scegli stesse. Spedito Ferrara e musicata da Aniello Polsi. È una operetta tutta godibile e leggera nel testo e nella musica. Dalla trama semplice creata dalla penna dell'allora 24enne Spedito Ferrara ed esaltata dalla melodia fresca ed elegante di Aniello Polsi è nata Viva l'amore. Thank you.
molto bella, molto conosciuta, è di Aniello Polzi, che è un musicista nato nel Teramano agli inizi del Novecento ed è vissuto sempre a Vasto. Tra le sue canzoni più belle c'è appunto la canzone De Nonna, che vi faremo ascoltare. E in questa canzone noi troviamo i tratti caratteristici dell'arte di Aniello Polzi. Sono frasi semplici e molto delicate, e anche una velata malinconia nel ricordare l'infanzia. Questa malinconia si esprime attraverso le immagini, anche esse delicatissime, che ci raccontano di un rapporto dolcissimo tra nonna e nipote. La voce solista è di Daniele Di Nunzio. A voi la canzone di Nonna. Thank you.
Io mi sono imposto di non commuovermi. È difficile. È molto complicato, però ci riusciremo, ci riusciremo. Prego, Don Valerio. Allora, è una serata speciale. Io non voglio aggiungere altro. Lascio la parola al Presidente che ci illustrerà le finalità e le motivazioni di questa serata. Prego. Grazie Francesco, grazie. Io passo un attimo la parola a Gianni che deve ringraziare, passa parola, che fa i suoi ringraziamenti. E poi... Va bene, allora, buonasera. Un ringraziamento particolare a chi ha consentito la realizzazione di questa serata. Innanzitutto un ringraziamento a chi si ha proposto questa manifestazione, Fernando e Anna, che sono spesi veramente tantissimo per la buona riuscita di questa serata, e gli sponsor che come sempre hanno consentito, diciamo così, con la loro partecipazione economica, perché qualsiasi manifestazione dovete sapere che ha dei costi comunque di gestione che non sono del tutto trascurabili, e li vedete nella brochure: Euromec, Le Gemelle, MD Discount, Tasso Candeloro e soprattutto Digital Vision, che dicevamo prima, di Fernando Rosato. Dopo di questo, proprio due parole, perché non vogliamo essere lunghi. La nostra associazione nasce nel 2006 e purtroppo per una occasione triste abbiamo perso il nostro figlio Davide, e subito ci è venuta in mente questa cosa, che siccome il dolore era troppo grande non potevamo rimanere senza Davide. Allora Davide ci ha accompagnato ancora in questi anni, nel senso che noi l'abbiamo voluti dedicare questi anni ad aiutare nel loro percorso i ragazzi minori, i minori del nostro territorio, i minori dei territori, diciamo, dove la vita è più difficile. E nel corso degli anni abbiamo fatto tante manifestazioni, fino a questa molto bella, per la quale dobbiamo ovviamente ringraziare il coro bellissimo che ci ha tanto emozionato questa sera e ci regalerà ancora dei momenti molto belli per stare insieme. Abbiamo organizzato tante manifestazioni con i giovani del nostro territorio, manifestazioni di formazione. Abbiamo partecipato più volte alla marcia Perugia-Assisi, anche quindi fuori regione, e da parecchi anni facciamo invece anche un programma di solidarietà con un'altra parte del mondo, che è la Repubblica Democratica del Congo. Questo progetto ha avuto un suo sviluppo, una sua articolazione, un momento di crescita. Del progetto ci parlerà Mariella. Grazie. Allora, il progetto che consiste appunto in un aiuto concreto nella Repubblica Democratica del Congo è proprio un sostegno all'istruzione, cioè mandiamo i ragazzi a scuola. Nasce e prende il nome di Scuola Adotta Scuola, nel senso che noi abbiamo voluto sensibilizzare i nostri ragazzi per far rendere conto loro che l'istruzione, che per noi è normale, lì non è poi così normale. E allora chiediamo a tutte le classi, e devo dire che il liceo scientifico di Lanciano ha risposto in maniera molto importante, con tante classi che hanno già portato avanti questo progetto, chiediamo ad ogni ragazzo di dare 2 euro all'anno. 2 euro all'anno significano 2 tazzine di caffè, e con 2 tazzine di caffè all'anno date da ogni ragazzo, ogni classe può sostenere l'istruzione di un ragazzo nella Repubblica Democratica del Congo. Cioè, per noi sono importanti quei 2 euro, perché significano tanto, significano, guardate, che a volte per noi è tutto scontato, ma in altri luoghi del mondo tanto fortunati. Perché la Repubblica Democratica del Congo, come ci dirà Don Valerio, è ricchissima, e proprio perché è ricchissima di tutto, e vi dirà anche lui addirittura ultimo giacimenti di petrolio, è chiaramente piena di guerre, perché è molto comodo tenere un territorio in guerra, perché così si fa confusione. Noi vogliamo invece che la popolazione, i ragazzi,
lì si istruiscano per essere autonomi, per camminare con le proprie gambe, perché non devono prendere dei barconi e venire qua, perché hanno il diritto loro di portare avanti la loro vita in quei territori. Però credo che chi più di Don Valerio può dirci e spendere delle parole su quanto accade nella Repubblica Democratica del Congo. Grazie Don Valerio per essere intervenuto. Grazie Mariela, grazie Gianni. Davide è volato in cielo, voi avete adottato il mondo intero. Ecco, questa è la grazia del Signore che fa nascere dal dolore tante cose belle. Raccontare del Congo è troppo difficile in pochi minuti. E ovviamente uso sempre una metafora dicendo che i congolesi sono come i barboni seduti su una scatola piena di tesori, ma tendono la mano al passante per aspettare lo spicciolo. Questo è, non sanno che cosa hanno nella scatola, ma oppure non è permesso a loro sapere ciò che hanno. Questo è il problema del Congo. Ma vorrei parlare in modo specifico dell'isola di Djui, una bellissima isola nel lago Kivu, e quest'isola è di 285 chilometri quadrati e ha una popolazione, l'ultimo censimento nel 96 era di 158.000 abitanti, adesso sicuramente saranno sui 200.000. Un'isola che ha una lunghezza di 40 chilometri, dunque è un territorio molto grande. Purtroppo quest'isola si trova fra due regioni calde e tra due città caldissime, caldissime di guerra. La città di Goma, che ha più di 800.000 abitanti, e la città di Bukavu, che ha più di 1.200.000 abitanti, due città che hanno sofferto molto di guerra. L'isola di Djui ha solo dato rifugio, non ha avuto guerra. È per questo che non c'è nessuna associazione internazionale che aiuta. Lì manca una rete idrica, manca l'elettricità, mancano le scuole, mancano gli ospedali, manca di tutto. E i padri Caracciolini, molti di loro sono abruzzesi, hanno scelto proprio quell'isola per iniziare una missione e costruire una scuola per bambini, per ragazzi, e questa scuola che è l'associazione Davide Orecchione che sta aiutando a costruire questa scuola. Ogni anno si costruisce 2-3 classi, così l'anno seguente i ragazzi che salgono di classe trovano già le aule pronte. Dunque se noi aiutiamo, stiamo preparando le aule per l'anno prossimo per i ragazzi che devono passare nella classe superiore. Che significa? Chiediamo di cuore di non abbandonare l'opera missionaria dei padri Caracciolini, che hanno scelto proprio quest'isola che manca di tutto, di impegnarci a fare di più, perché se questi ragazzi possono studiare sul posto, sicuramente troveranno anche lavoro sul posto, svilupperanno la loro isola e la regione e non avranno bisogno anche di venire qua affrontando il viaggio di grande rischio del mare e per morire nel mare. Ecco dunque, ciò che facciamo oggi è già un dare speranza a tanti giovani generazioni che sono là sull'isola di Djui. Ecco, vi ringrazio di cuore di aver risposto a questa manifestazione, ringrazio il coro folcloristico che ci sta rallegrando, che sta animando questa manifestazione, e ringrazio tutti gli organizzatori di questa serata. Grazie. Io non posso aggiungere altro. Riflettevo, sentendo queste parole bellissime, che questa sera abbiamo ricevuto una grande lezione di vita, e io personalmente riflettevo su questo fatto,
Chissà quanti soldi abbiamo speso questa sera per i dolcetti. Per i dolcetti. E non abbiamo dato una speranza a questi bambini. Forse valeva la pena rinunciare a un dolcetto e fare un bellissimo scherzetto. Uno scherzetto per il futuro di questi bambini. Riflettiamo, portiamo questa voce anche alle nostre famiglie che hanno tutto e non si rendono conto che poi alla fin fine non hanno molto se non hanno di questi valori. Grazie per avercelo ricordato. No, grazie veramente di cuore, perché questa è una vera e propria lezione di vita. Grazie. Prego, allora noi continuiamo nella nostra, nel nostro ascolto, nella audizione di queste straordinarie musiche e di questo straordinario coro. Di nuovo buon divertimento. Questa sera non poteva mancare una canzone, un omaggio a Lanciano, infatti canteremo alla Fiera della Lanciana, che tra l'altro diventa anche un omaggio al nostro grande compositore Guido Albanese, che ne ha scritto i versi e la musica. La Fiera è sempre stato un momento importantissimo, lo era un tempo, lo è oggi, ma un tempo diventava anche occasione di movimento di giovani, perché avevano l'occasione di conoscersi, e infatti il protagonista di questa canzone incontra una ragazza e la insegue di fiera in fiera fino a che Ortona riesce a conquistarla. A voi, alla Fiera della Lanciana, la voce solista di Gianni Di Pretoro. Thank you.
avete voi. È una dichiarazione d'amore. Infatti, l'innamorato dice: me fa tremare l'amore, sa bocca te lo miele, so che nire a me me fa tremare. Dico, lo bene che te vuoi, ma brucia e me fa scuri. Il compositore è Olindo Iannucci, era di Città Sant'Angelo e diresse la banda musicale e insegnò nel liceo musicale di Pescara. Lo bene che te vuoi, le voci solisti sono di Mariangela Polidoro e Daniele Tinuzzo. Thank you.
Abruzzo, del Molise e anche di alcune zone del Lazio, è molto simile alla tarantella, alle tarantelle meridionali. La forma più diffusa è la saltarella di coppia, ma ci sono anche esempi di saltarella a quattro persone o in cerchio. Molto simile alla tarantella del meridione, in Abruzzo la saltarella viene eseguita generalmente con l'organetto oppure con la dubot, ma in origine l'organico era costituito da ciaramella, zampogna, tamburello o tamorra. Fondamentalmente è un ballo di corteggiamento dove i protagonisti, i due amanti, da soli o all'interno di un cerchio, con un ritmo molto serrato, non si toccano mai ma si sfiorano con continue allusioni. La nostra saltarella è una versione cantata contenuta nella raccolta di Ettore Montanaro del 1924 e armonizzata dal maestro Giuseppe Di Pasquale. A voi la saltarella. Che serve questo disprezzo?
la merce variata a metà prezzo. La figlia nostra te una catarà. Quello è bello, ma sta a mano a Cristo. E falle sposà, la nobiltà s'acquista. Sposà, che lo cucchiere nelle guande bianche pare un professore e ogni tanto faceva l'occhio cieca la signora. Madonna mia, ma c'è sta trullata? Faceva poi. No, s'occhio ciecato, i questa ia faceva. Perché a stora, se s'occhio era sano e vede buono, gli stesse ancora a basso per garzone. Prende il coro, le voci delle ville, con lamento di una vedova e il lamento funebre di una donna che esprime tutta la sua disperazione per la scomparsa del marito e anche per la sua nuova condizione sociale che la costringe alla più completa solitudine sia materiale che morale. I versi sono di autore ignoto del XVII secolo, raccolti da Luigi Anelli nei poemi dialettali. La voce solista del soprano Gioia Granata. Lamento di una vedova.
questo calore che naturalmente ci invita a fare meglio. Da poco, di recente, abbiamo inserito nel nostro repertorio alcune canzoni napoletane e questa sera vi facciamo ascoltare Luna Rossa, che è una delle più conosciute canzoni napoletane del dopoguerra. In più di 50 anni è stata eseguita e incisa dai più famosi cantanti di tutto il mondo, da Carosone, Massimo Ranieri, Mia Martina, Frank Sinatra e perfino il brasiliano Caetano Veloso. Questa canzone è stata scritta da Vincenzo De Crescenzo e musicata da Antonio Vian. Fu presentata per la prima volta alla festa di Piedigrotta nel 1950 al Teatro Augusteo di Napoli e cantata da Giorgio Consolini. Questa canzone racconta della tristezza di un uomo che alle 3 di notte vaga per la strada sperando inutilmente che la sua amata si affaccia al balcone. Nella speranza di vederla parla alla luna e le chiede se riuscirà a vederla, ma essa risponde, qua, non ci sta nessuno. Voce solista, Daniele Di Nunzio.
applauso al nostro grande maestro che ci ha fatto un concerto. Ancora una canzone napoletana, Voce e Notte, versi di Edoardo Nicolardi e musica di Ernesto De Curtis. È una canzone scritta in lingua napoletana nel 1903. Il testo è, come vi ho detto, di Edoardo Nicolardi e la musica di Ernesto De Curtis. Racconta di un innamorato che va sotto il balcone dell'amata per dichiararle il suo sentimento, sebbene lei sia già sposata. Si tratta di un contenuto autobiografico. Infatti Nicolardi a 25 anni si innamorò perdutamente di Anna Rossi, che per volere dei genitori però andò sposa ad un facoltoso commerciante. E si sono potuti riunire i due innamorati solo dopo la morte del marito di lei. Voce Notte è stata eseguita dai più grandi esponenti della musica partenopea, da Massimo Ranieri a Nina Sastri e a Pupino De Capri. Le voci soliste sono del soprano Gioia Granata, del tenore Daniele Di Nunzio. Voce e Notte. Thank you.
nostro repertorio sta per concludersi e, come sono abituata a fare, prima della conclusione vorrei fare i ringraziamenti del coro ancora all'Associazione Armonie Solidari, al sindaco che ci ha lodato, e vorrei ringraziare però anche i nostri, innanzitutto il nostro direttore artistico, la professoressa Rosanna Benetti, il professor Mauro D'Alfonso, Daniele Iacovelli Maestro, Daniele Iacovelli alla Fisarmonica, il coro tutto che si impegna moltissimo per dare questi risultati e soprattutto i nostri coristi, da Gioia, Mariangela, Daniele, Gianni Di Pretoro che ha fatto il solista alla Fiera di Lanciano, io non l'ho annunciato perché mi emoziono sempre che devo fare, e Fabrizio, D'Alessandro, Jessica, tutti quanti, e grazie a tutti. Adesso cedo la parola. Niente, io sono molto emozionata questa sera perché niente, il fine di questa serata è veramente un fine molto alto, per cui siamo davvero felici di essere qui questa sera. Volevo ringraziare in particolare Fernando che ci ha invitato, e ci conosciamo da tanti anni, Fernando e Angela, Anna, tutta l'associazione naturalmente. In particolare volevo salutare un amico che questa sera e ci ha amplificato, che è Victor Solaris. Grazie Vittorio per la tua professionalità. Allora, grazie a questo bellissimo pubblico e concludiamo con Vola, 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 non poteva mancare. Grazie. Thank you.
pubblico le voci delle ville, il maestro Rosanna Meletti, il maestro Mauro D'Alfonso, il maestro Daniele Iacovella. Intervengo io. Non ci avete solo emozionato, ci avete incantato. Allora siete sequestrati qui e dovete fare per forza un bis. È vero? Vedete quello che dovete fare, rimanete qui fino a domani. Va bene. Anche un tris. Allora, niente, visto è un pubblico d'eccezione questa sera, per cui eseguiremo il Va pensiero di Giuseppe Verdi. E in particolare voglio fare una dedica, perché so che a lui piace molto Verdi, a Dimitri. Va pensiero per te, Dimitri. Thank you.
coro folcloristico Le Voci delle Ville, il maestro Rosanna Meletti, il maestro Mauro D'Alfonso, il maestro Daniele Iacovella, grazie anche ai solisti, a tutti quanti voi per averci regalato queste emozioni. Grazie di cuore, grazie. I ringraziamenti vanno anche, mi appaleso, ma volevo dare spazio a loro. I ringraziamenti vanno in particolare al professor Gianni Orecchioni, alla professoressa Mariella Di Lallo, a Don Valerio, e anche a coloro che hanno permesso questa serata, agli sponsor che sono stati detti, ma in particolare al grande Fernando Rosato. Vieni Fernando. Suoi impareggiabili collaboratori Florindo Melizza e Antonio D'Arcangelo. Venite, venite, vi prego. Al grande Vittorio Di Menno di Bucchianico, Victor Solaris. Don Valerio l'avevo già menzionato, prego Don Valerio. Io mi permetto solo di dire che questo messaggio di questa sera è un messaggio straordinario che ci fa capire tante cose. Se noi riusciamo nel nostro piccolo a donare qualcosa, faremo una grande cosa, dare il futuro a questi ragazzi. Una cosa impegnativa ma straordinaria. Ci vorrebbero tante serate come questa. Grazie veramente di cuore, perché ci avete riempito nel vero senso della parola. Grazie anche a voi tutti. Grazie, grazie. Maestra. Grazie, noi ringraziamo ancora veramente per le grandi emozioni che ci avete dato questa sera, non ho parole, davvero grazie, perché è stata una serata davvero molto speciale per tutto. Noi abbiamo preparato anche un attestato che ricorda un po' questa giornata e ce la porteremo sicuramente tutti nel cuore. Grazie a tutti i partecipanti, veramente grazie a tutti. Grazie a Francesco, a cui diciamolo che siamo uniti perché le nostre mamme erano delle amiche carissime di scuola ma anche fuori dalla scuola, per cui ci siamo ritrovati anche ricordando un po' i tanti bei tempi andati. Grazie, grazie di tutto. Grazie, buona serata. Grazie. Vi ricordo per le offerte, fuori, siate generosi, mi raccomando. Grazie ancora, buona serata.